E allora, a proposito di indagini, no, di una bella revisione su quello che abbiamo fatto durante il Covid, noi abbiamo in collegamento un illustre studioso che si chiama Cristiano Codagnone e che è un ricercatore dell'Università degli Studi di Milano, che è, insomma, da un po' di tempo ricercatore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, che ha dedicato un bel po' di tempo, un bel po' del suo lavoro, a fare delle analisi sul Covid, analisi che sono sfociate in un libro che uscirà, poi ne avremo modo in queste settimane di parlarne ampiamente, un libro che si intitola Il Leviatano dai piedi d'argilla, il disastro Covid-19 tra retorica della paura e scientismo, che uscirà da Meltemi all'inizio di febbraio, però noi intanto lo anticipiamo qui, diciamo che uscirà, e poi prendiamo lo spunto appunto dal libro di Speranza per parlare con qualcuno che invece una revisione l'ha fatta, no? L'ha fatta e dice delle cose molto interessanti. Professore, buongiorno. Buongiorno, grazie della presentazione. Sì, sì, la sentiamo molto bene, dovuta. Allora, nella quarta di copertina, partiamo da lì perché è interessante, nella quarta di copertina di questo libro c'è una frase, sono una serie di frasi molto interessanti, che leggo. I governanti hanno ripetutamente affermato di seguire sempre e unicamente la scienza, ma i dubbi sono molteplici. Anzitutto, questa affermazione è veritiera? E poi, quale scienza è stata seguita? Che cosa è davvero successo perché accettassimo di essere privati di diritti e libertà fondamentali? Fossimo più volte rinchiusi in casa, vedessimo le nostre città vuote, saltassimo i regolari controlli medici fino a sentirci depressi? Soprattutto, cosa ha fatto sparire il dissenso e il dibattito sostituendoli con un pensiero unico pandemicamente corretto? E allora, professore, partiamo da qui, da quello che lei e il suo collega Stefano Bracaletti scrivete nella quarta di copertina di questo libro, che poi avremo modo di illustrare ampiamente. Quale scienza è stata seguita? Perché noi l'abbiamo sentita tante volte, anche qui Roberto Speranza nel suo libro, nella parte nuova, dice proprio che bisogna seguire la scienza, perché è la scienza e non la paura, no, che deve farci da bussola. Ma quale scienza hanno seguito in questi anni? Se posso rispondere, in primo luogo il nostro libro si fonda su più di 1000 fonti scientifiche pubblicate a livello internazionale sui giornali con revisione dei pari, e sulla base di questa analisi noi possiamo dire che la scienza su cui si sono fondati Speranza, ma anche altri paesi europei, era stata una scienza imparziale, improvvisata e non veritiera, nel senso che i primi modelli previsionali che avevano fatto prevedere milioni di morti senza il lockdown erano tutti basati su ipotesi non realistiche e sono stati smontati nel tempo. Ovviamente, cosa è successo? Si è creata la paura, un pensiero unico e un pensiero di gruppo collettivo e quello che noi chiamiamo la distorsione della conferma, per cui loro leggevano e sentivano solo pochi esperti che sostenevano le loro scelte politiche. In realtà, dall'aprile 2020 in avanti, la scienza ha accumulato contributi che mettevano in discussione le scelte. Ovviamente la scienza, la cifra esistenziale della scienza è l'incertezza e il dubbio, e solo accumulando più dati si comincia ad approssimare la verità, come il titolo del suo giornale. Ma loro hanno usato solo una visione parziale sul lockdown, ma anche sulle mascherine, sui tamponi. Ecco. Cioè non c'è nessuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che le mascherine fossero efficaci. E inoltre molta gente ha fatto il tampone risultando positiva, ma questi erano dei falsi positivi, quindi sono stati a casa inutilmente. Questo è tutto documentato nel libro con dozzine di fonti scientifiche. Lei ha citato questa distorsione della conferma. Mi spiega semplicemente che cos'è? Io non sono molto pratico con le questioni matematiche, statistiche. Io sono, però... L'interpretazione fondamentale che c'è nel libro è che noi non crediamo a nessuna teoria della cospirazione, interessi economici, eccetera, ma pensiamo che si sia sviluppato un processo di irrazionalità collettiva.
Allora, nelle scienze comportamentali si analizzano alcune euristiche e distorsioni. Molti di noi tendono talvolta, no, a filtrare quello che non conferma il nostro punto di vista e a seguire solo le fonti che lo confermano. Quindi sostanzialmente quello che è successo dentro il Comitato Scientifico Italiano, ma anche dentro il COBRA, il Regno Unito e dentro altri comitati, è proprio che c'è stata una chiusura, la storia è piena di questi che vengono chiamati groupthink. C'è un famoso autore, Yanis, che ha dimostrato come il fallimento della Baia dei Porci o altre catastrofi di policy sono dovute al fatto che i decisori politici si sono chiusi dentro un comitato con solo certi esperti e non c'è stato dissenso, è mancato il dissenso, così come poi il dissenso è mancato sui media, cioè si fanno poche eccezioni, tipo La Verità e altre poche. Quindi questa radio, insomma, che però lì le chiedo questo, no? Quello che lei descrive è una specie di camera dell'eco, no? Dove uno ascolta sempre le opinioni che gli danno ragioni. Ma poi ci sono molte altre forme di irrazionalità che si sono sviluppate, come una si chiama il bandwagon effect, cioè saltare sul carrozzone. Uno vede un autobus che è pieno, ci salta sopra anche se non sa neanche dove va. Questo è successo, nel senso l'Italia ha aperto la strada e tutti gli altri paesi l'hanno seguita, senza chiedersi quali sarebbero stati i risultati. Ecco, però c'è stato, a mio parere, a un certo punto anche del dolo in questo, no? Perché lei dice, si è creato un pensiero unico, però a un certo punto io capisco che uno possa, anche involontariamente, no? Per errore, nel momento del panico, prendere delle decisioni che poi dopo vuole in qualche modo confermare. Cioè io umanamente riesco anche a capirlo, che ti trovi in una grande emergenza e che cosa fai? Dici, vabbè, tentiamo questa strada, una volta che l'hai presa è poi difficile tornare indietro, no? Perché soprattutto se sei un politico. Mi scusi, io ad esempio l'inchiesta di Bergamo ad esempio ha identificato alcune cose rilevanti. Ma io e il mio coautore non siamo interessati alle responsabilità di carattere penale, perché pensiamo che sia stato un processo collettivo e si devono andare a vedere le sue responsabilità politiche. Cosa è successo? Che ovviamente una volta prese delle decisioni, lì c'è un altro concetto di psicologia, la dissonanza cognitiva, no? Se noi la mattina ci svegliamo e diciamo smetto di fumare e poi il pomeriggio fumiamo, c'è un forte conflitto tra l'obiettivo e quello che facciamo, allora a un certo punto cancelliamo una delle due cose. E loro hanno semplicemente cancellato tutta l'evidenza empirica, cioè voglio dire, il più grande epidemiologo del mondo, che ha nella scienza il valore delle persone si valuta da quante citazioni ha, che ha centinaia di migliaia di citazioni, Ioannidis, per mesi e mesi e mesi diceva che il lockdown non funzionava. Lei l'ha mai visto invitato a, non so, a 8:30 di martedì, eccetera, eccetera, o intervistato? L'ho visto invitato a Piazza Pulita per prenderlo in giro. Sì, è vero. Però, cioè, Ioannidis, per me che sono un ricercatore, ma modestamente non mi posso neanche confrontare con Ioannidis, per me Ioannidis è la massima autorità scientifica in questo campo. E lui dall'inizio ha cominciato a decostruire, cioè già dall'aprile, Ioannidis del 2020, analizzando il caso di quella nave crociera di cui non mi ricordo il nome, certo, aveva dimostrato che in realtà il tasso di infezione era molto più basso perché non misuravamo il denominatore, ovvero quanti erano effettivamente infetti, e quindi abbassando quel tasso lì, i modelli di Ferguson, lui è uno dei maggiori colpevoli in questo caso, i modelli di Ferguson e Imperial College non avrebbero potuto predire che senza lockdown sarebbero morte milioni di persone, perché tutto dipendeva anche da quel parametro lì. Cioè, quindi, se qualcuno avesse voluto cambiare direzione, le basi scientifiche esistevano, tant'è vero che io personalmente all'inizio, quando siamo stati tutti chiusi in casa, anch'io sono andato sul balcone a battere le mani, poi piano piano ho cominciato a studiare, a leggere e ovviamente noi abbiamo accumulato materiale da aprile 2020 fino al settembre 2023, cioè
piano piano ho cominciato ad avere dei dubbi e poi ho capito che in realtà le cose andavano diversamente. Era possibile farlo, però si è cristallizzato. Lei se l'è fatti dei dubbi, il problema è che lei se l'è fatti dei dubbi e degli altri no. E allora quello che interessa ma capire... Ma non so cioè, io se credo si può che definire sia... dolo, no? Cioè, se, io perché sono uno... ho un'impostazione comportamentalista e quindi tendo a credere di più all'irrazionalità umana più che al dolo, però ovviamente potrei, cioè, e non ho elementi per dimostrarlo il dolo. Cioè, nel senso che a un certo momento, mettiamo che lei, giustamente lei è un ricercatore, non è un commentatore politico, quindi lei dice io non ho elementi, quindi non lo dico, ha ragione, ma a un certo punto quello che noi possiamo vedere, cioè noi non possiamo sapere se c'è qualcuno che si è inventato delle cose, lo ha fatto perché è pagato, no? Non lo possiamo assolutamente dire, possiamo sospettarlo se vogliamo, ma non possiamo dirlo e affermarlo con certezza. Quello che però possiamo dire con certezza è che a un certo punto queste posizioni sbagliate sono state sostenute e in realtà vengono ancora sostenute oggi per imposizione sì, e anche con censure. Questo è veramente inconcepibile. Noi nel capitolo finale, che ho scritto io personalmente, parliamo proprio di una necessità. Il Covid, una delle lezioni fondamentali del Covid è quello che c'è ancora necessità. C'è necessità di difendere la democrazia e ci sarebbe bisogno di... nel 94 l'avevano annunciata, non l'hanno mai fatto, ci sarebbe bisogno di una rivoluzione liberale. Perché? Anche negli Stati Uniti d'America, ma almeno lì i giudici lo dimostrano, cioè l'amministrazione Biden ha censurato sui social media tutti quegli studiosi che avevano firmato la Barrington Declaration. E questo ormai è scritto in una sentenza. Ecco, da noi non si è verificata nessuna di questo tipo di inchieste, no? A parte quella di Bergamo. Però è evidente che a un certo punto... e ancora oggi non si vuole andare a fondo e capire quello che è successo. Noi avevamo riposto molto speranza sulla commissione parlamentare d'inchiesta e anzi nell'introduzione scritta a settembre diciamo che il nostro libro tratta di molti temi e nelle conclusioni diciamo che la commissione parlamentare d'inchiesta dovrebbe spiegare ad esempio perché il tasso di mortalità è così alto in Italia e non è per niente vero che può essere spiegato dalla età più alta in Italia, ma deve essere spiegato da altre cose, eppure non mi sembra che stia facendo grandi passi avanti.